una vittoria davvero importante, una vittoria di squadra con il nuovo allenatore in panchina. Sì, una vittoria importantissima, ci voleva come il pane, diciamo. Abbiamo fatto una grande partita e siamo contenti. Una vittoria da dedicare a chi in primis, oltre che ai tifosi naturalmente? Ma la dedichiamo a noi stessi. Abbiamo passato un momento un po' difficile con tanti alti e bassi. Speriamo che questa vittoria così importante in trasferta ci dia la forza e l'entusiasmo per continuare così il campionato. Cosa è cambiato nel passaggio da Luciano Zauri a Nicola Legrottaglia, anche se 90 minuti rappresentano ovviamente una parte piccolissima di torneo? Ma sai, quando c'è il cambio di allenatore c'è sempre una sterzata a livello di entusiasmo, a livello di voglia di dimostrare. È chiaro che adesso dobbiamo continuare su questa strada, non possiamo fermarci a una partita sola. Il presidente Sebastiani pochi istanti fa ai nostri microfoni ha detto: vedremo se Legrottaglia resterà sulla panchina del Pescara. Un giocatore esperto come Drudi, chiedo, secondo te Legrottaglia sarà l'allenatore del Pescara anche lunedì prossimo nella gara con il Cosenza? Ma non lo so, io cerco di fare il mio, ecco, queste cose non riguardano a me, cioè il presidente, i direttori, quindi queste cose spettano a loro. Allora torniamo a parlare della partita e anche di questo nuovo modulo, ne parlavamo anche con Gabriele Zappa. Difesa a tre, ti trovi meglio con questo modulo, con questa difesa o con quella che c'era prima? Parlo sempre rispetto al modulo. Diciamo che per caratteristiche la difesa a tre è quella che mi si addice un po' di più, ecco. A tre o a quattro c'è poca differenza. Se mettiamo questo atteggiamento qui possiamo solo che fare bene. Quanto può cambiare questo campionato, questa vittoria ottenuta qui a Udine questo pomeriggio con l'Udinese? Ma ci deve dare sicuramente una forza in più, perché nel girone di andata abbiamo fatto, come sai bene, tanti alti e bassi, non abbiamo mai trovato una certa continuità. E speriamo che con l'entusiasmo che c'era oggi di poter continuare e fare anche partite così in casa. Partita davvero di grande intensità quella di oggi per la difesa, ancora una volta nella settima volta in stagione, se non mi sbaglio Pescara non è riuscito a non prendere gol, anche questo è un dato positivo. È un dato positivo, oggi direi che sono tante cose positive, non solo la difesa, ecco, abbiamo anche giocato bene, abbiamo fatto un buon calcio secondo me. È chiaro che, come ti dicevo prima, bisogna continuare e non dobbiamo fare come il girone di andata, dobbiamo trovare più continuità. Migliorare significa arrivare ai playoff. Ma sicuramente, noi adesso però dobbiamo guardare partita dopo partita, questo campionato l'abbiamo visto è molto equilibrato, con una sconfitta sei giù, con una vittoria guardi su, guardiamo partita per partita. Chiudiamo proprio parlando della prossima partita, ci sono 9 giorni che ci separano dal match dello Stadio Adriatico con il Cosenza, bisogna invertire, ne parlavamo anche con il tuo compagno di squadra Gabriele Zappa, questo ruolino di marcia casalingo che non è eccellente. Sì, assolutamente, in casa non abbiamo fatto bene, speriamo di rifarci già da lunedì.